Il 4 marzo di 3 anni fa l'incendio a Città della Scienza a Napoli, perché sono ancora troppi, l'area flagellata dal rogo è ancora off limits. Giovanni Messina. Noi abbiamo scelto il 4 marzo, questo non sfuggirà a nessuno, proprio per dare una risposta positiva a chi ha pensato che mettendo bombe e magari cacciando anche dossier infamanti potesse distruggere questa realtà. Le parole del consigliere Vincenzo Lipardi fanno eco a quelle del fisico Vittorio Silvestrini, che della Fondazione IDIS Città della Scienza è il presidente. In pochi avrebbero avuto la forza di rialzarsi dopo una batosta simile, dice ai giornalisti convocati a Bagnoli per la presentazione del programma del 4 marzo, terzo anniversario del rogo rimasto ancora senza colpevole. Si annuncia un pomeriggio di musica e festa con Eugenio Bennato e altri artisti. Ma il 4 marzo è anche la data di consegna del cantiere di Corporia, il grande museo interattivo dedicato alla scoperta dei segreti del corpo umano. Il museo sarà visitabile dal mese di? Dicembre. A dicembre appunto inauguriamo le aree espositive, sono circa 3.000 metri quadri di superficie espositiva, nel quale i cittadini, i turisti, i nostri ragazzi potranno viaggiare nel corpo umano, conoscere come è fatto il nostro organismo, giocarci. Corporia, primo tassello di una rinascita che avverrà completamente soltanto il 4 marzo del 2018, quando saranno ultimati i lavori di ricostruzione dei locali divorati dalle fiamme. Il progetto è stato consegnato alla Regione, la quale in questi giorni aprirà la conferenza di servizi per tutta la parte burocratica della ricostruzione.